Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Signori, oggi parte un nuovo format qui sul canale, naturalmente perché la Serie A sta per cominciare. Sabato ci saranno le prime partite, inizierà il Milan, poi lunedì ci sarà il Napoli. Quindi, voglio in questo nuovo format andremo a giocarci le schedine insieme, anzi, una schedina di tutta la Serie A, signori. Premessa: chi non ha 18 anni naturalmente non può giocare, anche se avete più di 18 anni, ragazzi, mi raccomando, è sempre gioco d'azzardo. State attenti perché ci vuole poco a perdere tanti soldi. Comunque, ora ci vediamo nell'applicazione per fare le schedine, signori, e andiamo a vedere questa prima giornata di campionato che secondo me potrebbe regalare qualche risultato clamoroso. Ci vediamo fra poco. Ed eccoci qui, signori. Io uso Snai, ma voi potete usare qualsiasi applicazione. L'importante è che siate maggiorenni. Mi raccomando, come già detto, il gioco d'azzardo è pericoloso. Noi lo facciamo per divertimento, ragazzi. Quindi non ci sarà nulla da fare di qua, di là. Quindi è solo per puro divertimento. Non sono uno che dice: "Guagliù, occhio, giocatevi questa partita". Cioè, no, perché io non sono il tipo che, diamine, gioco le schedine, gioco, faccio, però io non sono un ludopatico, ecco, diciamoci la verità. Detto questo, prima partita, Milan-Udinese, ragazzi, e qui è scontata la vittoria del Milan, secondo me. Milan che, con i nuovi acquisti, Origi però non sarà della partita, De Cattler, come cavolo si chiama lui, dovrebbe partire forse dalla panchina, non si sa. Però io qui l'Udinese sarà la vittima sacrificale di questa nuova Serie A. Mi dispiace per i tifosi dell'Udinese. Samp-Atalanta, che già l'ho giocata, ragazzi, io ho messo X2, quindi pareggio o vittoria dell'Atalanta. Non vedo una Samp che possa mettere in difficoltà l'Atalanta, però io per questo mi vado a giocare un X2. Però la Samp vincente con l'Atalanta la trovo troppo eccessiva. Lecce-Inter, ragazzi, occhio perché questa potrebbe essere una partita insidiosa, perché Lecce naturalmente ritorna in Serie A davanti al popolo pubblico, naturalmente gioca contro l'Inter, vice campione d'Italia, però naturalmente hai Lukaku e Lautaro Martinez. Quindi io qui sinceramente mi andrei a giocare un bell'over, over 2,5, che è dato a 1,55, quindi anche alta come quotazione. Quindi andiamoci a giocare un over 1,55. Over, scusatemi, 2,5, che è quotato a 1,55. Monza-Torino. Questa è la prima partita insidiosa che ci potrebbe essere. Ragazzi, intanto scusatemi, si è scaricata la luce. Vabbè, c'è questa della Ring LED, va bene uguale. Monza-Torino. Monza-Torino, ragazzi, il Monza di Galliani e di Berlusconi, che ha fatto 11 acquisti o 14 acquisti, se non sbaglio. Il Torino che sta completando la squadra in queste ultime giornate di calciomercato, anzi nemmeno ultime giornate di calciomercato, perché ci manca veramente tanto alla chiusura del calciomercato italiano, europeo in generale. Quindi io qui mi andrei a giocare la vittoria del Monza contro il Torino. Guardate quanto è alta la quota, 2,55, è veramente altissima. Però io il Monza, con tutta la squadra che ha fatto questa rivoluzione generale, io qui mi ci andrei a giocare una bella vittoria del Monza. Quindi vittoria del Monza a 1,55, è altissima come quota, ragazzi. Poi andiamo alle partite di domenica: Fiorentina-Cremonese. La Cremonese che, se non sbaglio, è la prima volta che va in Serie A, non vorrei dire una cavolata. Quindi, però, sappiamo, la Fiorentina in casa fa paura. Jovic, occhio a Jovic, che secondo me potrebbe essere la rivelazione del campionato di Serie A quest'anno. Non dico Lukaku perché Lukaku ha già giocato in Serie A, quindi è inutile metterci Lukaku. Ragazzi, io qui mi ci andrei a giocare una bella vittoria della Fiorentina, naturalmente, partita del 18 e 30. Quindi occhio anche agli orari, come potete vedere non giocano alle ore 3 per il troppo caldo, a parte che ora sembrerebbe si sia cambiata la stagione, ora piove, grandina fa, quindi staremo a vedere. Detto questo, passiamo alla seconda: Lazio-Bologna. Voglio Sarri contro Mihajlovic. La Lazio che ha fatto malissimo in precampionato, se non erro. Il Bologna ha fatto, per quanto sappia, un discreto precampionato. Ora non so di preciso come abbiano fatto, però la Lazio non è che abbia brillato così tanto. Però Ayew, Immobile, Pedro, la Lazio fa paura. Sarri
specialmente in casa, deve vincere in casa, perché naturalmente c'è tanta aspettativa sul secondo anno di Sarri alla Lazio, ecco. Quindi io butterei sulla vittoria della Lazio, mi dispiace per i bolognesi, però la vittoria della Lazio secondo me è scontatissima contro il Bologna. Salernitana-Roma, ragazzi, partita delle ore 20:45, Salernitana-Roma che potrebbe regalare grandi emozioni. Sono sincero, la Roma è quotata a 1,47, l'X a 4,50, la vittoria della Salernitana a 6,25. La Roma che ha fatto una rivoluzione totale, anche lei, ragazzi, Dybala, Wijnaldum, Matic, ha preso tanti giocatori la Roma, quindi è una rivoluzione anche quella della Roma, anche come quella del Napoli, solo che il Napoli ha proprio sfracellato e ricostruito una squadra, la Roma è andata ad aggiustarsi in quelle parti che faceva fatica la scorsa stagione, quindi occhio. Però Salernitana-Roma, ragazzi, io la vedo una partita molto da over, sono sincero, non mi ci andrei a giocare proprio la vittoria della Roma perché non sono tanto convinto. In effetti guardate l'over 2,5 a quanto è quotato, a 1,65, quindi qui, ragazzi, ce lo andiamo a giocare tranquillamente, secondo me l'over 1,5. La Salernitana che l'anno scorso ha preso gol a sfracelli, la Roma che faceva gol a propulsione, però anche in difesa erano messi maluccio, quindi l'over 2,5 secondo me potrebbe essere un buonissimo compromesso. Spezia-Empoli, Spezia-Empoli, ragazzi, partita molto, secondo me, molto bella, perché lo Spezia naturalmente è in casa, l'Empoli che l'anno scorso ha faticato moltissimo, anzi si è risvegliata proprio grazie alla vittoria in rimonta contro il Napoli, mortacci vostra un'altra volta. Però lo Spezia, questa è una partita, è un'incognita, io qui sinceramente mi andrei a giocare un multigol. Ora vediamo se troviamo il multigol, risultato, combo tempo, sanzioni, corner, multigol, eccolo qui, multigol. Multigol, ragazzi, significa che devono fare, io metterei da 1 a 4 gol, come potete vedere a 1,16 è bassa come quote, quindi andrei proprio sul sicuro, 1-4 gol, di sicuro li fanno i gol, quindi state tranquilli. Allora, poi passiamo alle partite di lunedì 15 agosto, Verona-Napoli. Qui è tosta perché, ragazzi, Verona-Napoli è sempre stata una partita con tantissimi gol e io sono sincero, qui il Napoli facendo questa rivoluzione totale, non sappiamo se Simeone scenderà in campo con il Verona oppure con il Napoli, quindi anche qui c'è tanta aspettativa intorno al Verona e al Napoli, perché il Napoli, come detto, ha fatto una rivoluzione totale, ha mandato via tutti i big, ha preso nuovi giocatori che in prospettiva futura sembrano essere grandissimi campioni. Guardate Kvara, Kvaratskhelia, o Kvara, chiamatelo come, un po' come vi pare, io l'ho sempre detto. Poi c'è questo fattore della difesa nuova con Oliveira, che non dovrebbe partire titolare, ci dovrebbe essere titolare Mario Rui, ma c'è il centrale di difesa che cambia perché c'è Kim al posto di Kalidou Koulibaly e Rachmani. Ora, occhio, perché Juan Jesus potrebbe soffiare il posto a uno dei due, non penso a Kim, però occhio perché il ballottaggio forse tra Rachmani e Juan Jesus ci potrebbe essere. Comunque, Verona-Napoli, ragazzi, io sono uno di quelli che il Napoli non lo gioca mai, perché tutte le volte che gioco il Napoli vado in perdita. Comunque, ragazzi, io vado sul gol, sono sincero, 1,57 è anche abbastanza alto come quotazione. Chiude la prima giornata di Serie A, ragazzi, Juventus-Sassuolo. Quindi Juventus-Sassuolo che potrebbe essere il capolinea di Massimiliano Allegri se la Juventus non dovrebbe vincere. Ha faticato moltissimo la Juventus in precampionato, sì, ci sono state le vittorie di qua e di là, i pareggi, ma col Real l'hai perso, con l'Atletico ti ha umiliato l'Atletico Madrid. Il Sassuolo che anche lui è in fase di costruzione, perché sappiamo che Raspadori sia vicino al Napoli, non vicinissimo come nelle ultime ore stavano dicendo, ma è molto vicino al Napoli, potrebbe lasciare Reggio Emilia proprio per venire sotto al Vesuvio. Quindi Juventus Sassuolo, ragazzi, la Juventus che ha fatto una rivoluzione totale, Di Maria, Pogba, Kostic, pochi ha preso più, cioè ha preso il mondo la Juventus. Quindi, ragazzi, io mi andrò a giocare, poi lo sapete, Sassuolo è un po' caso il cussale, non mi venite a dire no, quindi mi andrò a giocare la vittoria della Juventus. Quindi questa è la nostra schedina con 3 euro, ragazzi, probabile vincita potenziale di 192 euro, andiamo a vederla. Allora,
Samp-Atalanta X2, signori, Milan-Udinese 1, Lecce Inter over 2,5, Monza-Torino 1, Fiorentina-Cremonese 1, Lazio-Bologna 1, Salernitana-Roma over 2,5, Spezia-Empoli multi-gol da 1,4, quindi dovranno fare da un minimo di 4 gol, dal minimo di un gol al massimo di a 4. Verona-Napoli, gol, Juventus-Sassuolo 1, ragazzi. Questa è la nostra schedina, come potete vedere. Ah, la vincita è di 147 euro, perché io l'avevo fatta da 3 euro. Quindi andiamo a mettere questi 3 euro. Anzi, no, voglio. Sono parecchi di più, eh. Sono 221 euro. Questa è, ragazzi, la nostra prima schedina che ci andremo a giocare ora, perché poi farò la ricarica e quindi farò questa schedina. Quindi, ragazzi, che dire, questa è, anzi, mettiamoci in grande per il saluto finale, aspettate un attimo, è just a moment. Quindi, ragazzi, questa è la nostra schedina, anzi la prima schedina che ci andremo a giocare di questa Serie A. Come detto, io non sono un ludopatico, gioco, ma non è che mi ci gioco 20-30 euro a settimana, no. Io sono uno di quelli che gioca 3 euro a settimana, 2 euro a settimana, se vinco vinco, se non vinco non me ne frega niente, ci ho buttato 2 euro. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa schedina, scusatemi, qui sotto nei commenti. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!